Via, andiamo! I compagni ci aspettano da un pezzo! Dietro! Signor Antonio? Graziano? Dove sono tutti gli altri? Sono le 9, gli amici vi aspettano. Niente mascherata stasera. Si è alzato il vento e Bassanio sta per salpare. Ho mandato 20 persone a cercarvi. Oh, ne sono felice e non chiedo di meglio che di partire e di essere in mare stanotte. Ecco gli scrigni, principe. Scegli. Sopra questo, che è d'oro, sta scritto. Chi sceglie me? Vincerà quello che molti uomini desiderano. Questo secondo, che è d'argento, reca questa promessa. Chi sceglie me avrà quanto si merita. E questo, che è di grigio piombo, ammonisce ancor più confusamente. Chi sceglie me deve dare e rischiare tutto quello che ha. Ma come saprò se avrò scelto giusto? In uno di questi scrigni è il mio ritratto, principe. Se sceglierete proprio quello, io sono vostra. Dio mi aiuterà. Prima voglio rileggere queste scritte. Che cosa dice questo scrigno di piombo? Chi sceglie me deve dare e rischiare tutto quello che ha. Deve dare. Per che cosa? Per un poco di piombo. Questo scrigno è una minaccia. Chi tutto osa ha il diritto di sperare molto. Una mente dorata non si ferma davanti a questo povero luccichio. Niente io darò, niente oserò per un poco di piombo. E che cosa dice l'argento col suo candido aspetto? Chi sceglie me avrà quanto si merita. Adagio, Marò. Soppesa il valore con mano imparziale. Quanto mi merito! È certo lei! Me la merito per la nascita, per la ricchezza, per la finezza e per l'educazione, ma soprattutto me la merito per l'amore. E se mi fermassi qui e scegliessi questo? Rileggiamo ancora una volta la scritta che è incisa nell'oro. Chi sceglie me vincerà quello che molti uomini desiderano. Certo è lei. Il mondo intero la desidera. I deserti dell'Ircania e le sterminate solitudini della rabbia sono adesso percorse come una strada maestra dai principi che vengono a rimirare la bella Porzia, il regno delle acque così gonfio di superbia da sputare in faccia al cielo. Non è più un ostacolo a questi tanti stranieri che lo passano come fosse un ruscello per venire qui a vedere la bella Porzia. Uno di questi tre scrigni contiene la sua divina immagine. È possibile che sia il piombo a contenerla. Anche per chiudere nel buio della tomba il sudario di lei, il piombo
sarebbe troppo rozzo. E può ella essere custodita nell'argento che vale 10 volte meno dell'oro puro. Hanno gli inglesi una moneta d'oro su cui è stampata l'immagine d'un angelo. E non è che un'impronta. Qui dentro invece giace tutto un angelo, sopra un letto dorato. Datemi la chiave, scelgo questo, e la sorte m'aiuti. Ecco la chiave, principe. Se lì dentro giace la mia immagine, sono vostra. Oh, inferno, che c'è qui dentro? Un teschio nelle cui vuote orbite è arrotolata una scritta. Non tutto d'oro quel che splende, spesso è un detto che si intende. Quanti al diavolo si dienno per l'abbaglio di vedermi, quante pazze gare, ahimè, anche le dorate bare dentro brulican di vermi. Fossi tu d'antico senno in così giovani membra, savio come audace, o sembra, queste sillabe si amare non sarebbero per te. Addio, vano è il tuo cercare, vano davvero, e fatica perduta. Addio, ardore, ormai tutto è gelo, forza, addio. Troppo sono accorato per tediarvi con un lungo congedo. Così deve partire chi ha perso. Oh, ecco una piacevole rivelazione, che tutti quelli del suo colore mi scelgano come gli Masilda. Vieni, Melissa. Jessica! Jessica!
Jessica! Jessica! Jessica! Senti, ho veduto io salvare Bassanio. Insieme a lui è partito Graziano, ma sono sicuro che nella nave Lorenzo non c'era. Quel manigoldo dell'ebreo, con i suoi urli, ha svegliato il doge. E tutti sono corsi a ricercare la nave di Bassanio. Sono arrivati troppo tardi, la nave era già salvata. Allora hanno raccontato al doge che Lorenzo e la sua Jessica erano stati veduti insieme in gondola. Antonio però gli ha assicurato che essi non erano nella nave di Bassanio. Non ho mai udito un canaio più assordante, più violento, più buffo di quello che faceva l'ebreo per la strada. E mia figlia! Mia figlia! I miei ducati cristiani, tutti i monelli di Venezia li corrono dietro urlando per le sue gemme, per la sua figliola, per i suoi ducati. Che il buon Antonio stia attento a non lasciar scadere il contratto, se no gli toccherà pagare tutto a lui. Hai ragione. Discorrevo ieri con un francese e quello mi diceva che nel canale che divide i francesi dagli inglesi sarà perduta una nave del nostro paese con un ricco carico. Ho pensato subito ad Antonio e fra me e me ho sperato che quella nave non fosse sua. E sarebbe bene che Antonio sapesse quello che ti hanno raccontato, ma non glielo dire all'improvviso e gli darebbe troppo dolore. Un gentiluomo più delicato di quello non ha mai messo piede sulla terra. L'ho veduto io quando si separava da Bassanio. Bassanio gli diceva che avrebbe cercato di tornare presto e Antonio gli rispondeva, non lo fare. Non trascurare il tuo interesse per far piacere a me, Bassanio. Rimani finché le cose non si saranno maturate e non permettere che il mio contratto con l'ebreo turbi i tuoi pensieri d'amore. Sii lieto e adopera tutte le tue forze a corteggiare chi devi e a dimostrare in ogni modo il tuo amore quando sarai a Belmonte. Poi con gli occhi gonfi di lacrime ha voltato la testa per non guardare Bassanio e gli ha stretto la mano profondamente commosso. Così si sono lasciati. Credo che ad Antonio questo mondo sia caro solo perché va Bassanio. Ma ti prego, andiamo a cercarlo e a svagarlo in qualche modo dalla pena che lo accora. Sì, andiamo. Ecco gli scrigni, nobilissimo principe. Se sceglierete lo scrigno che racchiude il mio ritratto, celebreremo senz'altro le nostre nozze. Ma se sbaglierete, signor mio, dovrete andarvene da qui subito e senza una parola. Tre cose ho giurate. La prima è di non rivelare mai a nessuno quale sia lo scrigno scelto da me. La seconda è che se sbaglierò, non dovrò più mai sposarmi. L'ultima è che se la mia scelta non sarà fortunata, dovrò subito andarmene e sparire. Questi tre sono gli obblighi di tutti coloro che vengono a questo cimento per la mia povera persona. Sono pronto. E adesso fortuna si propizia alle speranze del mio cuore. Oro, argento e vile piombo. Chi sceglie me deve dare e rischiare tutto quello che ha. Dovresti essere più bello perché io dia o rischi. Che cosa dice lo scrigno d'oro? Vediamo. Chi sceglie me vincerà quello che molti uomini desiderano. Quello che molti uomini desiderano. Io non sceglierò quello che molti desiderano, perché non voglio avere il gusto del volgo e non voglio mescolarmi alla barbara folla. Eccomi a te, argente.